pomeriggio, buon pomeriggio a tutti carissimi amici di Andrea Fiore Group. So che già siete in tanti ad esservi collegati in questi pochi secondi, mi state proprio stranizzando. Ben trovati, ciao. E iniziamo con questo nuovo appuntamento. Come saprete, noi ci siamo poi gestiti in questo modo: il mercoledì alle ore 18.30 ed il sabato invece anticipiamo un tantino, ci sentiamo alle 17.30. Come al solito, tre ospiti anche quest'oggi, tre ospiti molto ma molto interessanti, come il primo che andiamo ad ascoltare. Si chiama Tommaso Cardullo, è un bravissimo stilista di moda che ha realizzato il suo sogno e adesso si trova negli Stati Uniti. Ciao Tommaso, ci sei? Sì, grazie, ciao Andrea. Ciao Tommaso, un piacere sentirti. Noi ci conosciamo da vecchissima data, non diciamo gli anni perché non fa mai piacere dirlo. Manteniamo il segreto. Manteniamo un segreto proprio, un segreto di Stato quasi, oserei dire. E, tu hai, ti trovi negli Stati Uniti, ti trovi nell'Utah. E, sì, bene, ed è il tuo, è un vero proprio sogno che si è realizzato, ma io dico, è un sogno italiano che si è realizzato negli USA o un sogno proprio degli USA che ha realizzato con te un sogno? Cioè, scusami tutto questo giro di parole, ma credo che la presenza italiana negli Stati Uniti spesso sia una bacchetta magica, una sorta di incantesimo che si realizza e che riesce a portare fuori delle cose fantastiche, fenomenali, come la tua attività. Ci dici com'è nato questo sogno, anche se io qualcosa la so, a dire il vero, eh? Sì. Prima di tutto sono d'accordo con te, cioè il made in Italy, l'italiano ha un fascino particolare. E dove andiamo e le persone lo ammirano, lo accettano e ne trovano tanta soddisfazione. Per rispondere alla tua prima domanda, sì, questo è un sogno che avevo sin da quando ero giovane, adolescente, mi ricordo proprio al liceo scientifico lì, sì, a Giarre, io sempre disegnavo schizzi di moda. È sempre stato un tuo pensiero fisso, un chiodo fisso questo. Sì. Mi ricordo la mia insegnante di filosofia, poverina, mi riprendeva consistentemente, diceva: Tommaso, stai attento. Ma che fai? A disegnare. Però io sono un idealista, nel senso, credo tantissimo che tutti noi abbiamo dei doni, dei talenti, missioni, ed è nostra responsabilità di usarli in una maniera o un'altra, o da un punto di vista professionale, ma anche a un punto di vista come hobby. Infatti lo dico tantissimo, io lavoro tantissimo con i giovani, sì, ed è una delle cose che dico a loro: se il buon Dio dà a noi dei talenti specificatamente, non sono dati così all'aria, sono dati con uno scopo ben preciso, quindi è importante che noi li usiamo, li ingrandiamo, perché ci arricchiscono la nostra vita, ma anche la vita di chi ci sta intorno. Ma ascolta, tu cos'è accaduto, ecco, qual è stata la molla o l'occasione o l'opportunità che ti ha portato dall'altra parte dell'oceano? Ma a dire la verità, è successo che quando ero in Italia, io stavo andando all'università di Catania, sì, studiavo infatti economia e commercio, che proprio ci azzecca proprio, vabbè, perciò di così non poteva non poteva. Ma sai, è il cliché degli italiano dei tempi: o diventavi un dottore, segue una traiettoria che è una di quelle 4-5 prestabilite, magari infatti, c'era un genitore infatti bravo, il mio padre era un contabile, il che abbiamo compreso, sì, però è successo che ho conosciuto una fede cristiana, sì, chiamata la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, sì, alcuni ci conoscono come i mormoni, sì, ho conosciuto questi missionari lì a Catania e poi da curiosità è diventato interesse, da interesse poi ho sentito che è una cosa importante, allora per farla breve mi sono unito a questa fede cristiana e poi sono andato a studiare negli Stati Uniti. L'intenzione era di ritornare in Italia, ma
Quindi sei quel tipo di partito, direzione. non stavi ancora inseguendo quella che era la tua passione, diciamo che quella era No, no, latente, no, no, era, no, no, no. ecco, sei andato per altri motivi ancora che ti hanno condotto verso gli Stati Però Uniti. sì, giusto, però ho studiato moda mercantile, si chiama fashion merchandising, che Sì. sarebbe tipo business nel settore della moda. Perché però poi ho fatto dei tirocini nel settore della moda, sia nel retail oppure nel disegnare, e ho detto questa è la mia passione. Questa, questo è Però il mio campo. sì, ovviamente c'erano altre cose che mi piacevano, per esempio mi piaceva public speaking, mi piaceva psicologia, c'erano altre cose che mi piacevano, però devo dire che Quella era la tua 30-35, vocazione, la vocazione era quella di questa è la mia disegnare, ce l'avevi vocazione, sempre, cioè, esatto. E sono stato io, benedetto per te era perché... praticamente una cosa, io immagino che quando tu sganciavi un momento, un attimino, il cervello già cominciava a disegnare, per cui già a questo punto Ah, avrei sì, capito era che così, era era... quella la tua strada. E quindi hai messo su questo, poco a poco, chiaramente non da un giorno all'altro, immagino, ma hai messo su questo atelier che ha una doppia natura, per quanto ho capito, cioè una vecchia e classica sartoria, ma nello stesso tempo fai anche, diciamo, distribuzione, quindi anche qualcosa di più all'ingrande che non la semplice sartoria, quindi ha una doppia anima questa tua Infatti, attività. infatti, infatti, infatti. E noi la cosa bellissima è che facciamo tutto in Italia, facciamo tutto in Italia. Infatti, io ho vissuto in Italia nel 2009 in Toscana con la Sì. mia famiglia, e durante quel periodo in Italia ho visto che c'erano così tanti artigiani che erano incredibili, pieni di passione, però purtroppo la situazione era così tragica che molti di loro stavano chiudendo battenti, o perché non c'erano soldi, o perché le generazioni future non erano interessati, e quindi vedevo artigiani uno dopo l'altro chiudere i battenti, e quindi ho fatto una specie di crociata, ho Sì. detto io voglio aiutare questi artigiani a usare i loro talenti. Quindi un anno e mezzo fa ho aperto questo atelier, quindi son passati 40 anni, 40 anni, Però alla quasi fine come diciamo che Mosè, prima che ho potuto fare questo sogno. Ho lavorato sempre come stilista, però creando altre collezioni per altre collezioni, eccetera. compagnie. Sì, Tra però l'altro adesso tu ho visto che fai sia uomo, donna e anche cerimonie, abiti da sposa carinissime sul tuo sito, che anzi se poi se permetti metteremo nella colonna del post in maniera tale che anche i nostri amici possono andare a dargli una sbirciatina. Ah, sì, grazie. Indubbiamente mi farebbe Grazie piacere. a te. Quindi anche la cerimonia, cioè sia cerimonia, nozze, Sì, intanto sì, abiti sì. da sposa, ma anche cerimonia, alta cerimonia per Sì, uomo e donna. infatti, infatti ultimamente questo è un periodo, lo Iuda è molto famoso per le persone ancora hanno la mentalità di sposarsi, infatti i giovani si sposano presto, dai 21 ai 25 anni si sposano qua, Sì, non è come nel resto del che mondo dove insomma si aspetta. aspettano. Sì. Infatti, infatti, no. Infatti. Comunque no, è stata un'esperienza, devo dirti, gratificante, perché come dicevo prima, non è solamente disegnare cose belle, ma è anche aiutare le persone a sentirsi bene. La mia filosofia, infatti il mio slogan è Carpe Vitam. Carpe vitam, Carpe Vitam, che significa bello. goditi la vita, E qua cioè qualche reminiscenza del liceo scientifico ce l'hai, perché praticamente lì il latino, Ma tu ti definisci, ci sentivamo prima, qualche chiacchierata ce la siamo fatta, ti definisci come un vero e proprio meccanico, ma in che senso? bravo, Cioè, bravo, bravo, bravo. Io infatti dico a tutti, io più di uno stilista, io sono un meccanico, cioè perché mi piace vedere le persone, i miei amici o le persone che vengono a trovarmi, come queste auto di Formula 1, Sì. queste Ferrari che sono potentissime, le ultimate machine, dico loro. E io quello che faccio è valorizzo le loro forze, le loro potenzialità, e quello che faccio
cambio i bulloni, sì, o metto del nuovo carburante, aiuto loro a vedere il divino che c'è dentro di noi. Perfetto. E devo dirti una cosa, Andrea, la cosa più bella è vedere queste persone, vedere la luce in queste persone, e quando si vedono, si mettono questi vestiti e si vedono più, cioè, belli, più si trasformano, cioè acquisiscono una maggiore autostima in qualche modo, cioè questo ecco, non si tratta solo di un vestito, ma diventa qualcos'altro che ti dà un valore aggiunto in termini anche di autostima, di sentirsi bene. Ecco. Infatti, io dico sempre, se ti senti bene e distribuisci e condividi possente, c'è questa sinergia dove distribuisci potere, e questa è simbiosi tra come siamo e quello che diamo. Tommaso, io volevo chiederti della situazione in questo momento dalle tue parti in Utah, come ci si sta muovendo a fronte a questa emergenza del coronavirus. Devo dirti la verità, lo Utah è uno stato un po' particolare, uno stato, devo dire, ottimista e positivo. Sì. Sono le persone dello Utah sono dei lavoratori, cioè si arrotano le maniche e vanno a lavorare. Sì. Molti di noi siamo stati consigliati di stare a casa, però non è un comando. Per esempio, ci sono stati come l'Arizona, la California o lo stato di New York che hanno avuto delle restrizioni totali in maniera assoluta. Bravissimo, sì, anche perché lì sono proprio focolai veri e propri. Infatti, quindi stiamo a casa, il contatto, dobbiamo stare, che posso dire, 6 piedi di distanza, tipo 2 metri di distanza dall'un l'altro, però andiamo in montagna, corriamo in montagna oppure in bicicletta, cioè la vita è più bilanciata, cioè sì, non è assolutista. La cosa bella è che, come ho detto, questa zona è una zona un po' anche molto religiosa. Sì. Quindi devi immaginare che ogni famiglia qui ha un, come si dice, in cantina ha tutte queste riserve, quindi abbiamo acqua, cibo, carburante. Sì. Cioè tutto quello che ti serve, tutto l'essenziale, diciamo, ecco, quello che ti può... L'essenziale per 6 mesi a un anno. Mm. Quindi, devo dire, siamo un po' più preparati. Quindi, quando questo è successo, c'è stato un po' di tumulto, sì, però allo stesso però tempo... Però non vi ha colto nello stesso tempo alla sprovvista. Non c'era panico. Benissimo, io Tommaso ti ringrazio veramente di cuore, un intervento ottimo, ci ha dato uno spaccato che significa come dire, portare l'italianità negli Stati Uniti, e di viverla e di farla conoscere per quello che è, principalmente una forte creatività. Ti auguro ogni bene nella tua attività di stilista di moda, e spero di risentirti e di poterti riabbracciare presto. Ok, grazie. Auguroni a tutti, grazie. Voi e un abbraccio di cuore. Grazie, ciao. Ciao. Grazie per ciao. L'opportunità. Ciao. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore.
Excuse me, but you see back. Ci siamo ascoltati anche questo, come dire, motivetto del passato, che poi insomma è stato un po' mortificato ultimamente, perché lo ascoltavo in quattro salti in padella, insomma, cose che poco hanno a che fare, diciamo, con la musica, però fa sempre piacere ascoltarlo, soprattutto quando si parla, come abbiamo fatto in apertura di trasmissione, di italiani negli Stati Uniti. Allora, andiamo avanti. Molti interventi vedo qui nella colonna destra della live. Ecco, ci chiedono perché andiamo in onda alle 18.30 il mercoledì, alle 17.30, quindi un'ora prima il sabato. Ma perché il sabato dobbiamo prepararci, lanciarcela fuori, adesso abitazione, impasti, cosa, cioè un po' di tempo chiaramente passa. Andiamo al secondo ospite di quest'oggi, vediamo se riesce a sentirci. Mi senti? Cristina Sciacca, psicologa. Ciao Cristina! Ciao a tutti, bene, ci bene. Sono, ci ciao, sono. Ciao ci Cristina. Benissimo. Cristina, allora tu sei psicologa e vivi a Bologna, uh-huh. E quindi sì? Anche tu sei nel vortice di questo, di questa pandemia, di queste problematiche, e come psicologa sei ancora più al centro e nell'occhio del ciclone, perché te ne occupi ancora di più, oserei dire. Io volevo chiedere, tu nel tuo sito, che poi posteremo anche nella live, accanto alla live, scrivi delle psicopillole, delle piccole pillole dove dai dei consigli, e una di questi mi ha particolarmente colpito, una di queste psicopillole, ed è sopravvivere ai tempi del coronavirus. Convivenza forzata e tutto il resto. Mi piacerebbe se ne parlassi certo. In questa occasione. Ma sì, certo, tra l'altro proprio poco fa ero in una video chat con sì. dei miei cugini, e quindi come dire, è proprio così, cioè quello che ognuno sta vivendo, ovunque sia, appunto ovunque nel mondo, è praticamente la stessa identica cosa. Ecco quindi che i problemi ci uniscono anche, sì. no? Un pochettino, nella loro grande difficoltà. Cioè, voglio dire, tutti quanti adesso dobbiamo adottare le misure di distanziamento, sì. che sono praticamente questo isolamento casalingo e la quarantena. E nelle mie psicopillole varie appunto tratto di volta in volta dei temi che sono quelli che mi colpiscono di più, no? Ovviamente adesso c'è questo, sì. perché come dire, stare tutti quanti in casa diventa veramente molto stressante. Molto stressante, anche perché dovresti avere insomma dei semafori, sì. delle cose, cioè, è necessario sicuramente. Certo. Perché chiaramente certo, tutti insieme certo. allo stesso tempo, per tanto tempo, tu parli di una teoria, certo. la teoria del criceto praticamente, che è molto... Ah beh, la teoria del criceto, sì, diciamo che la conosciamo un pochino tutti, perché sì. sappiamo tutti quanti cosa succede quando mettiamo troppi criceti in una piccola gabbietta, no? Sì. Manca lo spazio vitale e quindi aumenta l'aggressività. L'aggressività. Quindi diciamo che questo che succede ai topolini succede anche all'uomo. Cosa significa? Significa che stare tutti quanti in queste convivenze forzate diminuisce la nostra soglia di tolleranza all'altro, no? Quindi ci si è rotta totalmente la routine, sì. la nostra rete sociale si è totalmente sballata, e quindi le regole per la convivenza, lo so che a te erano piaciute molto, quelle che vanno a riguardare non soltanto la convivenza e quindi le regole nella gestione degli spazi, sì. perché la gestione degli spazi casalinghi comincia a essere una cosa importante, cioè tutti dobbiamo avere il proprio spazio ove poter in qualche modo trascorrere un pochettino di tempo. Un angolino, no? come la famosa casa sull'albero di qui qua, insomma, queste cose. Sì, dove andarci a... Sì. È perfetta, dove andarci un attimo a isolare, così come anche è molto importante come dire, avere anche delle regole che riguardano la distribuzione per esempio dei compiti, no?
che normalmente, diciamo, normalmente è starata questa distribuzione dei compiti, però in questa occasione si potrebbe anche ritararla in qualche modo, cioè ripartire certo. diversamente, perché sono starata nei verso la donna che magari ha più compiti a casa che non, ora non voglio essere accusato di, cioè, no, però dico normalmente è questo, cioè poi magari la cosa è quella. Allora tu considera che allora, in questa situazione, no, di epidemia abbiamo totalmente perso la nostra routine. Cosa vuol dire aver perso la nostra routine quotidiana? Che i nostri ritmi sono totalmente cambiati. Nessuno praticamente svolge più la propria attività come è stato fatto fino a poco, neanche più tanto poco, perché sì. ormai cominciamo a parlare di molte settimane. Allora che cosa vuole dire? Vuole dire che se prima il weekend per esempio uscivamo tutti quanti, come dicevi tu poc'anzi, si andava in pizzeria il sabato sera, adesso questo non accade. Allora significa che in casa tutto deve essere modificato. Ci deve essere una maggiore distribuzione dei compiti per diminuire proprio i conflitti familiari, perché esatto. avere il carico e la presenza di tutti quanti in casa come dire, deve anche rendere attive tutte le persone che sono presenti, coinvolte e presenti, certo. Quindi deve esserci certo. da una parte la disponibilità ad acquisire nuovi compiti, anche se temporaneamente, a svolgere nuovi compiti in casa, cosa che magari prima un componente della famiglia non faceva, adesso diciamo è bene che dia la disponibilità sì. a farlo. Ma viceversa occorre anche che ci sia la volontà di delegare, perché non sempre esatto. E infatti qui andiamo nei soliti problemi, no? Sì. Che sono quelli della delega, no? Oppure io ti delego, però poi ti critico perché non fai la lavastoviglie. Ecco, come dico non io. L'hai fatta bene, non hai pulito bene. Bravo, non seguo le procedure, esatto. ci sono i protocolli, no? Magari sì. in casa ci sono quelle persone che hanno il protocollo. Spesso è la donna, ma può essere anche l'uomo. Viceversa, certo, capitare. È chiaro. Certo. Può essere, e quindi questo è molto importante. Quindi che cosa significa? Significa che quando diventiamo stressati rischiamo di irrigidirci, di diventare rigidi. Sì. In realtà ci proteggiamo se cerchiamo di stimolare una certa flessibilità e dobbiamo tollerare l'incertezza, perché tanto ora è tutto quanto totalmente incerto. Ma ascolta, a livello questo a livello di gruppo, però anche dicevamo all'interno del sì. gruppo c'è chi deve e può e deve trovare uno spazio. Ammesso che lo trovi all'interno del gruppo, può darsi anche che lo usi male, cioè lo usi in maniera pessima, perché tu parli a riguardo di adeguamento, adattamento maladattivo. Cos'è questo adattamento maladattivo e quali sono i consigli per superare? Ok, allora dunque, sì, praticamente quello che io voglio spiegare è che l'uomo sempre risponde in un certo modo per adattarsi agli stimoli stressanti. Per sì. esempio, ora noi abbiamo grandissime preoccupazioni, possiamo avere ansia per esempio, e quindi magari non dormiamo manco più perché siamo preoccupati, perché magari abbiamo problemi di lavoro, magari sì. abbiamo una preoccupazione che è molto importante, no? A livello familiare, preoccupazioni per la salute, preoccupazioni, ecco. Allora cosa succede? Quando mi si alza il livello di tensione, io cosa faccio per adattarmi a questo? Comincio per esempio a fumare. Allora invece di fumarmi una sigaretta alla fine del pasto, me ne fumo una ogni minuto. Pigio sull'acceleratore. Sì, 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 sì. Bravo. Oppure cosa faccio? Mangio di più. Ecco, sappiamo che disturbi alimentari, disturbi del sonno, disturbi alimentari, disturbi che riguardano l'uso di sostanze, sono quelle modalità che sono qui come i campanelli d'allarme che mi fanno capire che io sto cercando di rispondere in una modalità che è una modalità adattiva, cioè mi serve tipo per calmarmi, peccato ma che invece poi di farmi bene certo, mi fa male. Innesta un circolo vizioso che poi crea solo peggioramenti, e quindi se non dormivo la notte, certo. adesso praticamente non riesco manco a chiuderlo l'occhio, cioè proprio sto con gli occhi spalancati.
Certo. Un'altra cosa, un altro consiglio che davi tu era Sì. in questa fase, in questo momento, e mi sembra molto importante metterlo in pratica, l'attribuzione di senso, cioè dare Di un senso senso, a quello che ci sta accadendo. sì. Cioè noi stiamo rinchiusi in casa, ma che senso ha? Certo. Perché lo facciamo? Ecco. Esatto, bravo. Proprio così, cioè ogni volta che noi perdiamo il senso di quello che noi stiamo facendo, stiamo vivendo, questo è sempre valido, eh? Ci può Sì, succedere anche al anche lavoro, in anche nelle tempi di normalità, relazioni. ecco. Certo, questo può succedere sempre. Quando perdiamo proprio di vista la ragione, il motivo per la quale io rimango in questo lavoro, io vivo questa situazione e in questo caso perché devo stare isolato, se perdo di vista il senso, quindi il motivo, allora io mi faccio totalmente coinvolgere e stravolgere dalla paura o dalla rabbia, no? E quindi magari poi comincio pure a non... mi senti? Sì, ti sento benissimo. Ecco, Sì. ok? E quindi io, se non riesco ad attribuire il senso, posso essere, come dire, neanche aderente alle misure che Certo. sono proprio quelle misure che ci proteggono. Cioè, non Quindi sono portato a non riuscire rispettarla perché non capisco appunto il senso. Cioè, anzi, ecco, la trasgressione è una cosa che diventa semplice quasi se io non capisco il senso. sì. Uno, due, ci può essere un altro meccanismo Sì. che è ancora peggio, però ormai vedo che in Italia sono in pochi quelli che resistono, che è il meccanismo della negazione. Il meccanismo della negazione è quello che ci fa dire ma no, dai, ma che esagerati, oppure non tanto a me non può Sì. capitare, no? Sono tutte queste, non è vero, ma dai, ma esagerano, non è che sta succedendo tutta questa cosa, che è poi la prima fase che ha vissuto tutta Tutta l'Italia, no? l'Italia è stata Inizialmente. una cosa collettiva, è stata, sì, infatti. Ma Una cosa poi l'Italia, collettiva. anzi, l'Italia l'ha capito, però tutto il resto, diciamo, del mondo, a parte No, la Cina, diciamo che ha chiaro. tardato ancora di più, cioè la negazione è Esatto. stata proprio Quindi, spinta. quando noi siamo a casa, lo sappiamo che noi siamo a casa proprio perché ci proteggiamo noi, proteggiamo i nostri cari, proteggiamo i nostri anziani, che sono le persone più fragili in questa situazione. Proteggiamo il sistema E quando sanitario, siamo, perché se ci ammaliamo in proteggiamo il tanti, sistema esatto. sanitario, esatto, certo. Poi, altra cosa volevo dire, che gli adulti, se genitori, devono essere ancora più consapevoli del loro stato emotivo proprio per riuscire a proteggere i loro bambini, i figli. Proprio ieri mi ha chiamato un signore che mi parlava del figlio di 8 anni che ha iniziato ad avere degli attacchi di panico, sto bambino. E beh, però parlando abbiamo capito che lui era molto preoccupato perché ha delle attività, lui ha un bar e un locale, ecco per dire, pensate l'ansia che può avere giustamente motivata, no? Certo. Questo genitore, però è importante che lui impari a contenersi perché altrimenti è normale che il figlio La assorba. trasmette al figlio, chiaramente, che non ha difese sotto questo profilo, certo. Ecco perché è fondamentale per tutti quanti, per il proprio benessere, per il benessere degli altri, cercare di avere una certa consapevolezza rispetto al proprio stato emotivo. Perché adesso stiamo vivendo tutti quanti una situazione che è nuova per tutti, è disarmante perché ci lascia così, che non sappiamo come fare, però sappiamo che quello che dobbiamo fare è stare buoni, ma non è facile, perché ci saranno ripercussioni psicologiche adesso, ma ci potranno essere anche in Anche futuro, se dopo. ognuno non cerca di farsi, no? Un pochino, De si deve in questo ma momento no? tentare di arginare con un pensiero Eh sì. che poi, ecco, è quello, e vado al messaggio, anzi ai due messaggi positivi che lanci a chiusura Eh sì. della tua psicopillola, e sono importanti anche questi, sono due messaggi di cui ciascuno di noi deve fare tesoro. Intanto mantenere sempre, dici tu, un pensiero positivo e poi sforzarsi di essere utile agli altri. Quindi questi due Sì. Sì, item ma sai sono perché? anche questi, Sì, diciamo, sì. credo, importanti per consentirci di Sì. uscirne bene. Sì, sai perché? Perché noi siamo totalmente invasi e il nostro stesso cervello è fatto per
come dire, essere attratto da tutti gli aspetti negativi, perché serve per proteggersi. Ecco perché noi invece adesso dobbiamo cercare di allenare il nostro pensiero positivo, ok? Dare risalto a tutto ciò che possiamo avere di positivo, perché ci fa bene all'umore, ok? E quindi di conseguenza anche alla salute. Altra cosa, una cosa che dobbiamo fare, come dire, è un po' abbassare i nostri standard, anche le nostre aspettative. Cioè adesso dobbiamo essere contenti quando apriamo la finestra e vediamo che ci sono le gemme negli alberi. Ecco, è una cosa molto importante. Per non alimentare la frustrazione abbassiamo le aspettative, chiaramente, certo. Questo è un ottimo consiglio, cioè se io parto che voglio meno, se io voglio 5 anziché 10, se trovo 4 alla finestra mi sta bene, se trovo altrimenti diciamo piango. Quindi adesso dobbiamo passare, adesso in questa fase dobbiamo andare, siamo già contenti quando siamo al 2. Già, infatti. Ecco, altro che. Benissimo, io per dire. Cristina, ti ringrazio veramente per il tuo apporto di quest'oggi, veramente siamo felicissimi di averti avuto. Non sono abituata a fare questi interventi, non so. Ti devo dire, assolutamente non sembra, al contrario, sembra che sei abituatissima, sei andata benissimo, okay. Hai detto delle cose molto ma molto interessanti. Speriamo di averti ancora con noi. Grazie, ma Cristina Sciacca, volentieri. Psicologo, e visitate il suo sito, amici che siete collegati a quarantenna, certo. Grazie ancora, ciao. Va bene, grazie mille, ciao a tutti. Il mare sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è che io aspetto? Io voglio una vita tranquilla, perché da quando sono nato che sono spericolato. Io voglio una vita serena, perché da quando sono nato che di quest'oggi. Mi sa che abbiamo qualche problemino però con la linea. Sì, pronto? Pronto? Sì. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Ciao Daniela, purtroppo è un po' complicato sentirci, sto provando in tutti i modi a muovere il telefonino, ma mi sa che sì, non... infatti sento un po' piano, comunque riesco a comprendere quello che dici. Allora ci proviamo, dimmi. Purtroppo la linea è molto disturbata, c'è qualche interferenza. Sì, ci sarà un sovraccarico, per ora tutti sono un po' collegati su internet, quindi ci sarà un sovraccarico, io pure ho avuto difficoltà qua a casa oggi. Allora, Daniela Pasta è collegata con noi, tu sei un insegnante di storia dell'arte, ma fai parte di una famiglia e sei anche mamma, quindi con te volevamo fare una chiacchierata riguardo a come stai utilizzando, impegnando questo tempo, a come ti stai gestendo e chiaramente mettendo anche a frutto quella che è la tua preparazione professionale, perché chiaramente la riversi anche nell'ambito familiare. Io ti sento un po' intermittenza, sentiamo adesso, va meglio?
Vediamo, no, non riesco proprio, sto spostando in tutti i modi il telefono, vediamo così, mi senti? Sì, con fatica, ma ti sento, sì. Ho perso qualcosa di quello che hai detto, ma penso più o meno di averte capito il senso. Perfetto, allora. Vuoi sapere come mi sto organizzando con questa quarantena? Sì. Allora, io sia come madre che come insegnante sento la necessità di staccare il più possibile i ragazzi dalla tecnologia, perché con questa didattica a distanza e con la loro predisposizione all'utilizzo di apparecchiature elettroniche Sì. e di più dei social, praticamente non si riesce a staccarli. Quindi utilizziamo la quarantena per sfruttare meglio il tempo e recuperare quanto normalmente nella vita frenetica ci viene tolto, Sì. cioè il tempo con i nostri figli. E ho pensato, io almeno ho organizzato un po' una serie di attività stile villaggio turistico, ma con molta Ah, flessibilità di orari. questa è una bellissima idea. Quindi, cioè, praticamente tu hai creato un palazzetto tipo villaggio turistico, però Sì, però flessibile. molto flessibile, perché la cosa che più ci stressa forse è la vita di tutti i giorni, che normalmente è stata sempre troppo scansionata dagli impegni fissi, quindi Sì. insomma ora ce la pigliamo con più calma. E insomma ho organizzato tornei di battaglia navale, tornei di tutti i giochi, battaglia navale, nomi contro animali, ma le cose più artistiche le abbiamo fatte pure con niente. Perché riflettevo sul fatto che molti possono non avere attrezzatura artistica specifica o hanno difficoltà a In questo reperirla in momento è questo anche difficile momento. reperire perché le cartolerie sono chiuse, eccetera, però ecco. Certo, perché sono chiuse le cartolerie e quindi per ora si va più che altro alla sostanza, cioè a quello che sono le necessità alimentari. Sì. E quindi poi c'è anche una certa crisi economica, soprattutto qua da noi a Palermo, che è insomma tangibile Che ormai. sconsiglia a questo punto vivamente di come dire, Quindi attivarsi in cose praticamente particolarmente sì, di attivare dispendiose. qualcosa in fondo con niente. Per esempio, tutti abbiamo questi Debian che vengono regalati ai supermercati, si Sì. possono fare dei bellissimi collage Ah. e inventare una storia anche collegando il formaggio con la veduta di un viaggio che propone per esempio il tal supermercato. Sì. Vince naturalmente chi riesce a inventare la storia che abbia un minimo di senso logico. O per esempio i bigliettini attaccati sulla fronte, indoviniamo il Indovina il personaggio. personaggio, sì. Oppure il famoso musica stop, o il famosissimo acqua fuoco che noi a casa facciamo inventando termini tipo focherellinettino, Sì, ma mi acquerellocciolino, viene in mente polmone anche grattato. il gioco dei mimi, cioè sono dei giochi che sono andati in desuetudine, diciamo, però insomma, Sì, abbiamo bisogna, mimato pure si gli fa poco a animali. ripescarli, infatti. Sì, abbiamo fatto di tutto e poi ci siamo dati anche a qualcosa di più pratico, visto che Sì. oggi molta gente ha ripreso il gusto di impastare, di fare le cose in casa con la farina quando si trova, mettere i ragazzini a fare i biscottini, così non siamo costretti ad andarli a comprare, con le faccine, per esempio basta il coperchio di un barattolo e poi una faccina sorridente e due goccine di cioccolato per gli occhi, Ah, cioè o praticamente degli mettere. emoji anziché quelli elettronici, Sì, insomma, mettere i più piccoli a li impastare fai la a biscotto pizza. e ti rappresentano bene o male nel tuo stato d'animo del momento, cioè puoi fare un emoji sorridente, uno che piange, uno, Sì, insomma, così vari. la mattina magari ti svegli con una faccina che ti sorride, che Ah. non è solo quella elettronica dell'emoticon che ti Infatti, arriva infatti. beep col solito No, segnalino. anche perché poi quella Oppure non te la qualcosa. mangi, ma questa te la sbaffi, quindi c'è anche il lato positivo, vediamo la cosa positiva che è comunque un Certo, perché una volta che biscotto. ci hai messo tempo e materiale, quantomeno è Ci metti qualcosa che pure poi la ti panza, mangi. ci voglio, ecco. Lo stesso con la pizza che puoi fare a forma di iniziali del nome, così Ah. una parte di una S Quindi o di questo una A. per le mamme, per i genitori è un buon metodo per coinvolgere i ragazzini, i bambini, insomma, Ti un po' sento tutte le età piano? vanno bene, perché insomma li coinvolgi Sì. nella preparazione, fai una cosa carina perché c'è la. Anche nelle polpettine, per esempio, gli faccio fare le polpette, gli hamburger. È un modo per stare insieme anche per quello che riguarda sbrigare, diciamo, le faccende domestiche, perché cucinare è necessario. E quindi se magari si fa insieme è un modo per recuperare il tempo. Tu mi dicevi anche che hai riutilizzato degli oggetti che insomma avresti solo dovuto insomma, buttare a quel Come? punto, Non ti sento. hai utilizzato degli strumenti che avresti diciamo, dovuto
buttare, ma che invece poi hai Ah, reimpiegato. sì, l'ho fatto con dei contenitori di polistirolo che sarebbero finiti purtroppo nell'immondizia, nella Sì. differenziata, ma ho pensato, ma perché non facciamo qualcosa? Allora avevo della sabbia, della autentica, originale sabbia di Mondello, con Sì. un po' di Vinavil, che un po' forse tutti abbiamo a casa, e poco poco di colore, ma non è necessario. Ho ricoperto dei contenitori di polistirolo facendone dei portavasi, con quell'effetto un po' roccia che ti Sì. dà la sabbia, no? Un po' rustico, molto bianco, quindi molto shabby chic. Devo dire che l'effetto è stato sorprendente. E tutto questo mettendo poi delle piantine fatte da Taleri, altre piantine che avevo a casa, perché non potevo andare a comprarle, quindi comunque ho arredato casa facendo le talee, Ah. moltiplicando le piante, E poi riutilizzando. mi parlavi prima, quando ci eravamo sentiti, anche di Non ti lavori, sento, ti ho perso. mi parlavi prima anche di lavori con carta bagnata con acqua e Sì. La carta, per esempio, potremmo anche imparare a scrivere delle lettere, caffè. Sì. utilizzando del caffè rimasto diluito, antichizzandole, ritrovando il gusto di scrivere una lettera a se stesse, a un altro familiare, un amico lontano che per ora non possiamo abbracciare. Oppure, per esempio, visto che ormai con queste video lezioni molte stanze sono out in diversi orari della giornata, per evitare di passare davanti allo schermo in pigiama, allora molte volte noi genitori diciamo ai figli di avvertirci quando ci sono le video lezioni. Ecco, un'idea potrebbe essere quella di disegnare una bella tabella, chi non sa disegnare può fare dei collage Sì. particolari, mettere insomma una tabella oraria in modo che i genitori si possano regolare, soprattutto le mamme, evitano di passare in pigiama durante una lezione, è abbastanza imbarazzante, Devo devo dire, dire. Lo dico perché mi è successo, quindi. devo dire che da te in famiglia non ci si annoia sicuramente, guarda, vi siete gestiti e No, no, organizzati abbiamo riscoperto benissimo. tanti vecchi giochi e devo dire che è bello stare con i figli. Bene, Nella bene. vita di tutti i giorni corriamo tutti, ora che finalmente non si corre più, facciamo di Cogliamola questa quarantena una cosa bene, positiva. come un'opportunità. Io, guarda, Come? cogliamola come un'opportunità. Sì, perché la Sì. quarantena non deve essere considerata una clausura, ma un'opportunità. Chi ha la fortuna di poter stare a casa e di proteggersi ne deve Ne deve approfittare, approfittare perché è per bene, questa sono la d'accordo. mentalità che deve passare. Sono Non siamo chiusi d'accordo. in carcere, stiamo cercando di proteggerci. Facciamo di necessità virtù, Virtù, benissimo. cerchiamo di vederne il lato positivo. Daniela, io ti ringrazio, purtroppo abbiamo avuto qualche problema Grazie a di te, collegamento saluti a tecnico, tutti. ma insomma ci sta nelle cose quando si va in Ho diretta. fatto fatica a sentirti, spero di non averti parlato di sopra perché ho fatto fatica a No, figurati, no, è sentirti. andata benissimo. Grazie, un Va abbraccio, bene, ti saluto ciao, e ciao, naturalmente ciao. andrà tutto bene. Un bacio a Ne tutti, siamo buona sicuri. serata. Grazie Ciao, Andrea, ciao. ciao. Ciao, ciao. Anche per quest'oggi abbiamo concluso e ci diamo appuntamento al sabato alle 17:30, non 18:30 ma 17:30. Il sabato la live va in onda a quell'ora. Ciao a tutti e una buona serata da Andrea Fiore, Quarantenna e Andrea Fiore Group. Sbarrati sul tempo futuro, poche le ombre riflesse sul muro, tutto è già lì a portata di mano.